solito noi. Felice Cresso! Felice Regesto! Quando è che si è messo gli occhiali ritardati? Mentre c'era la sigla. Sigla! Ciao ragazzi, buonasera, ciao a tutti quanti. Non dovrebbero esserci problemi di audio, non dovrebbe esserci problemi di niente, fammi vedere se è tutto a posto. Se è tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. Ciao, ciao, Giappone. Siamo qua fuori, c'è scritto. Allora, restate lì fuori. Guarda che esce qualche altro e lo faccio uscire stasera. Dov'è che faccia che ha? Ti odia. Lo devi lasciare stare. No, dopo vi saluto, dai, a voglia. Sì, sì, a voglia che vi saluto dopo. Sì. Ciao, ragazzi, ho appena finito 5 minuti di violenza, sono stati molto belli. E gesto. Sono uscite fuori anche cose abbastanza interessanti. Filosofiche. Filosofiche, fiche, fiche soprattutto. Infatti questa sarà la prima live del paranormale. Ecco, infatti. Voi pensate che noi parleremo di musica adesso? E invece, no, cazzo. La live è venuta dall'impossibile. Quan, 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 quan. Ti fa anche la regia da sola, hai visto? Fallimento di una vita, ragazzi. Allora, ieri sei stato da WAD, ho visto una bella intervista, interessante anche perché ho scoperto delle cose che non sapevo su di te. Quante minchia WAD? Ah no. Su il tuo PIN del cellulare. Se volete vi do il numero, raga. E, in realtà ho scoperto anche di che cosa parla il tuo disco. Ok, pensavo di mio padre. No, di tuo padre sapevo. In realtà avevo molta confusione. Conosceva di mio padre proprio. Ma di non come... No, no. Fatto le squadre assieme. Ma non come genitore di gesto, conoscevamo lui come Cuore, ok, figo. E pensa che c'era molta confusione, perché io dicevo, ma no, ma guarda, è lo stesso padre di Taio. E facevo, ma che cazzo dici che questo non ha neanche un tratto somatico di Ice, di giapponese. Somarici. E poi in realtà, sì, poi abbiamo capito che non era il padre di Taio, ma era lui, che oltretutto conoscevamo come artista, ma esatto, non sapevamo. Sì, abbiamo stessa madre, diverso padre con Ice, sì. Ecco. E Aist, che per chi non lo conoscesse, perché voi siete bambini ritardati, è un ragazzo che ogni tanto sta anche alle Tecniche Perfette, quello del primo Tecniche Perfette che abbiamo trasmesso in diretta, che ha fatto quel live di un'ora tediante e tedioso. No. Che bello, amici, una chitarra e uno spinello, già esatto, iniziano bellissimo a citare tuo padre. Che magari gli scali non lo sanno, ma era un cantautore degli anni 70, ha fatto delle hit pazzesche, ha fatto il primo pezzo che parlava di spinelli nella storia della musica italiana, ecco. E non solo quello, ovviamente. E no, gli piaceva un sacco la fregna. Quello sì, gli piaceva un sacco la fregna, trovava proprio qua, infatti no. Non mi spiego come mai, invece io non parlo mai di fregna nei pezzi. Mai, eh? Mai. Dovrei fare un pezzo tuo. Sì, potrebbe. Dovresti, per andare più vicino a. Potresti inventare il cantao fregnato. Il fregnautore. Il fregnautore anche, sì. Intanto vedete Bison là dietro che sta cercando di far cadere. Ecco, è riuscito nel suo. Benissimo. Nel suo, allora, no, io volevo chiederti una cosa. Non so se l'abbiamo fatta nei 5 minuti di violenza domanda, ma. Quanto ti piace la fregna? No, a parte questa. E ogni tanto esce del dolore pesante dai tuoi pezzi, ma proprio dolore, è quasi come se ci fosse stata una donna che ti aveva, che ti ha distrutto la vita. Questa è la tua esperienza, sì. Ci sono altre cose anche che ti distruggono la vita, i fari ritardati, certo, cioè, un fuori. Sacco di cose. No, no, ogni tanto traspare qualcosa del genere, anche in Amore Cane, minchia, che poteva essere una di quelle canzoni che hanno tutti sottovalutato. La maggior parte delle persone ha sottovalutato, in realtà era un perché non l'hanno compresa. Era un pezzo abbastanza pesante. Io l'ho vista. Ok, Barlo mi ha dato la chiave di lettura del sì, è il cane. Il cane che parla. Io sono entrato nella testa del bravo cane. E io ho dato anche. L'altra chiave di lettura era l'amico. Che a tutti i costi amico della ragazza che è di cui è innamorato. Sì, sì, c'ha più chiavi di lettura, no? Diciamo la. La prima chiave di lettura è quello per cui l'ho scritta, che è il cane che parla, quindi esci, mi lasci qua, io sto tutto il giorno a casa, poi quando torni c'ho gli amici, non mi caghi, fai la cena, mi lasci gli avanzi, mi scansi, no? Quindi quella, però effettivamente mi ci fa pensare te, può anche essere l'amore impossibile, quindi dell'amico o segretamente innamorato. Se ne ripassa tutti, ogni volta viene da te che l'ami, e non mai, detto una cosa esatto, importante. E tu stai sempre aspettando. E tu sì, è la mia volta, mi piace quello, mannaggia, cazzo. Devo dire, grazie al cielo non mi è mai successa questa. Meno male, solo a te. A noi sbotte di volte. Però, sì, è vero, una cosa figa dei miei pezzi è che ci sono varie chiavi di lettura e a seconda della tua esperienza personale tu ti rispecchi in una o in un'altra. Certo. Te che magari hai avuto quel tipo di esperienza, la leggi così, lui che magari è un cane, sì, bravo. Sei medesimato nel cane. Io sono più cane che... E per questo non succede con Figaciu, che poi
Io quando studi medesimi in Pikachu o in brocco del merda, dici l'interpretazione dei film. Esatto. L'interpretazione è una. Ah, Pikachu. La fica. Esatto. Viva la fica. È sempre per tornare al discorso di suo padre. Sì. Comunque siamo in compagnia di altra gente, oltretutto, sì, che sono ciao, venuti oggi, li abbiamo portati. Sta facendo un casino dietro col gatto, giochi, no? Lui è una Rickers. Lui è una Rickers degli YouTuber. Ma tu non volevi ammazzare uno YouTuber? Infatti io appena finisce la diretta. Bene. Appena finisce la diretta. Allora, ma sto Super Sciallo 4 quando esce, gli chiedono? Bella domanda. Devo dire che l'ho già registrato tutto, ma già da un po'. Mm. Però mo se concentriamo un attimo sul disco. C'ho una cifra di roba pronta, proprio una cifra, perché lo sapete che so, cioè, c'ho un cervello che vola, se non faccio sto male, no? Ma quella cosa del manga la sanno la gente? La vuoi dire? La sanno, la sanno, c'è sta pure l'Instagram Blackout 2018. Sto facendo un cazzo di manga mio, scritto e disegnato da me, con uno stile completamente mio, è una storia folle gestiana. Anzi, poi magari poi ne parliamo, certo, quando esce, perché voi state pure addentrati. Noi con i manga siamo possiamo presentarlo magari anche qualche fiera, se ci va di culo. Ma va, presenterà lui e andremo in stand con lui. La storia è proprio figa. A parte i personaggi sono divertenti, perché sono vestiti tutti, che so, c'hanno gli Izzy, c'hanno le marche addosso, sono tutti super marchi e vestiti, sono fighi. Però sono molto orgoglioso della storia, no? Gli dicevo prima a lui che da sempre volevo fare un fumetto, ma non ho mai avuto un concept veramente figo, e adesso mi è venuto un concept veramente figo. Quindi scritta da te, inchiostrata da te? Scritta, inchiostrata, disegnata, tutto qua. C'è l'Instagram, vai Instagram, Blackout 2018, e ci sono i disegni in bianco e nero. Allora raga, mi raccomando, scrivetelo, cioè, adesso poi metterò il link in descrizione, perché adesso è inutile. Cioè, ci sarà una canzone sui tuoi fratelli? Una canzone sui miei fratelli, ma fratelli bro o fratelli veri? Fratelli d'affari, credo. No, parlo nel disco parlo di mia madre, parlo di mio padre, però fratelli effettivamente ancora non... Non è che non ne hai parlato. No. Quanti fratelli hai? Però lo farò. Ce ne ho vari spazi, perché c'ho Ice da parte di madre, e poi da parte di padre, che capirai era... Che voglia! Scomodore folle! Mezza Roma! No, vabbè, ce ne ho tre da parte di padre, soprattutto li saluto, li amo un sacco, anche se non li vedo mai. Beh, figo comunque il... Pikachu. Comunque il discorso è... Sì, c'è una famiglia di artisti, sono tutti artisti, quello, tutti quello, attori, cantanti... Tua madre era una presentatrice, giusto? Sì, è una giornalista della RAI. Ma ancora? Lavora sì, ancora? Sì. Io ho una famiglia di merda. E vabbè, quello è purtroppo... Sì, ma non pensate che non sono... Cioè, nel senso, una famiglia... Non so, no, nel senso, comunque, vengo da una famiglia d'artisti, non è una famiglia normale. Immagino. Cioè, mi ricordo Natali con mia madre, la moglie di mio padre, il marito di mia madre, cioè tutti insieme. Certo, però se il rapporto c'era comunque, c'era umano, tra tutto. C'era un umano. Devo dire che adesso, alla fine di tutti sti anni, se vogliamo tutti bene, però ci siamo arrivati a volersi bene. Sì. Cioè, nel senso, la vita insieme. Sai che in adolescenza è stato abbastanza peso accettare il fatto che mio padre mai visto pochissimo, non c'è mai stato. Ma poi in adolescenza sei ribelle, e quindi hai una visione un po' più egoistica piuttosto che l'insieme. Devo dire che la mia ribellione adolescenziale è stata al contrario, perché avendoci attorno tutto questo marasma di caos familiare, nella mia adolescenza cercavo invece una stabilità. Quindi è stato proprio al contrario. Magari tu c'hai la famiglia normale e la tua ribellione è fare lo scappato di casa. Esatto. Io invece, che comunque a casa mia ho sempre fatto come volevo, sempre fumato a casa, portavo ragazze già quando, cioè, era tutto molto free, molto open mind. Questa cosa mi spaesava, e quindi la mia ribellione era cercare della concretezza, e lì ho scoperto l'arte. Figo. Da solo in cameretta. Che strano. Lasciatemi perdere, io ho il mio mondo. L'arte come portare i piedi per terra. Di solito l'arte serve al contrario. È strano. Però è proprio le prese al contrario. Al contrario. La mia vita è tutto al contrario. Ma non mi dispiace, ma non so che il disco... Cosa? Mi dispiace, ma so che il disco non mi piacerà. Aspetta, Super Sciallo 4. Ma come fa a sapere che il disco non mi piace? I suoni dei due singoli non sono nelle mie corde. Perché i suoni dei due singoli... Perché è un disco da persona adulta. No, ma non c'entra un cazzo con le cose uscite del Buongiorno Italia, non c'entra un cazzo con... Infatti dicevi con anche note vocali e con Morricane, né come sound né come testi. Il disco è una cifra presa per il culo della società moderna. Un po' come tuo padre.
Sì, molto come mio padre. È proprio una presa in giro dei politici, che chi cazzo sono i politici, una presa in giro dei social, siamo schiavi dei social, siamo presi per il culo dalla società. È molto una presa in giro, è molto cinico e sarcastico. Non è come Note Vocali, che è profondo e poetico, e non è come Amore Cane, che è una chicca a sé stante, non c'entra niente. Amore Cane io l'ho preso subito, ti giuro, cioè l'ho capito subito, perché sei visto la reaction, cioè la prima cosa che ho detto, ah, lui è il cane, perché io avendo letto, essendo uno dei miei libri preferiti, Il richiamo della foresta, che praticamente è scritto allo stesso modo che Amore Cane. Sì, Amore Cane. È un cane che... Sì, c'è la voce narrante, ma è visto dagli occhi del cane, il protagonista e anche il pensiero. Quindi l'ho copiato? No, l'ho capito subito. Ci sono, Jack London nel 1800 e rotti, quindi sti cazzi. Vabbè, ragazzi, cioè, comunque sono cose che vengono fuori, cioè, nel senso. Perché poi ho scritto anche uno storytelling ispirato a quel libro, ma una minchiata perché? Perché allora, mi piace fare, e quindi è quello. No, però tanti che mi dicono, non so già che non mi piacerà, intanto. Tu vuoi solo quello, vuoi la tua zona di comfort che... Infatti dice, aspetta Super Sciallo 4. Aspetta, stronzo. Ma porca troia, ma piglia quello che è un artista. Sei qua per il tuo artista preferito, o almeno uno dei preferiti, immagino, se sei qua in chat. Ti sta presentando il disco nuovo, te lo sto spiegando, lo so già. Ma poi sai che se sei un vero fan di Jess, se sei un Super Sciallo, sai che ho sempre fatto come cazzo mi pareva e che ho sempre cambiato da disco a disco, che mi annoia ripetere la stessa cosa all'infinito. Detto questo, c'è un sacco di roba pronta stile Broccolo, un sacco di roba pronta stile Crescendo. Nel senso, quella roba io la devo sfogare e la faccio, quindi la farò sempre. Ecco, falla uscire più lontana possibile. Vabbè, ora odiate. Questo disco è un concept, no? È veramente un concept, come fosse un'opera, come fosse un film, come fosse un libro, ed è tutto con un concetto dietro, e quindi esprime solo quello che devo dire in quel concetto. Sì. Poi tutto il resto delle canzoni, cioè io ci metto poco a fare, lo sapete come sono, vado in studio, in un giorno faccio tre pezzi trapponi, ignoranti, con tutte le rime folli, no? Ci sta. Lo faccio quello, lo faccio perché ho bisogno di farlo e mi sfogo e perché piace. Questo disco è qualcosa in più, ci sono i musicisti, è superiore a tutto quello che ho fatto fino adesso, è vera musica, non so come dire. No, è... Chiaramente, cioè, vera musica è quello che racchiude poi quello che è musicisti. Poi ho sentito da te che lavorare con i musicisti è veramente difficile. Porca troia. Piuttosto che lavorare da solo in studio. Ma io ho abituato a fare mixtape, perché dai, scarica la base, parti, aspetta, apro il quaderno, faccio freestyle, boom, ho fatto figa su. Abituato così, te vedi il chitarrista che viene, si mette là 2 ore a fare prove, io 2 ore avevamo fatto 10 dischi. Certo. Però è anche crescere verso quello che è veramente musica, rispetto a fare il rap classico che faccio io, per quanto folle, però è rap, è una base. No, certo. Ma è per quello che adesso tanti ragazzini fanno il rap. Perché non tutti hanno un amore per la musica, la passione, sale prove, stare, perdere il tempo, spendere i soldi, mettere tante teste d'accordo. Sì, c'è da dire che il bello dell'hip hop è anche tipo il calcio, no? Tutti lo possono fare. Cioè, c'è una palla, impari a giocare, c'è il microfonino del cazzo, lo puoi fare, quindi è molto democratico, ha dato spazio a chiunque, no? Questo è un bene, un male, perché non è un fallimento la democrazia, hai visto? Però io ho fatto un sacco di roba, e adesso ho proprio bisogno di confrontare con il livello dopo, ossia i musicisti, ossia la musica anni 70, De André, Rino Gaetano, mio padre, le origini, fonderlo con quello che faccio io sarà un po' spocchioso, però trovo questo disco fottutamente hip hop, perché questo non l'ho mai detto da nessuna parte, lo so di qua, perché l'hip hop sarà una cosa anche un po' old school da dire, l'hip hop vero, no? Partiva in America e usavano i campioni della musica del jazz, del blues, del anni funk. 70, del funk, no? E riprendevano la tradizione culturale dei loro avi e la facevano moderna, facendola diventare rap, quindi un linguaggio moderno, ma riprendevano la tradizione di quelli che suonavano il sax. E fai la stessa cosa. Io lo sto facendo con lo stornello romano, con gli anni 70, quindi è veramente hip hop in una maniera pura. Poi senti il disco, non è catalogabile. E quando noi diciamo ai ragazzi, raga, ma a noi ci piace un botto Califano, anche solo Celentano, la roba tradizionale, e qua ti pigliano quasi per il culo. No, ma guarda, tu non puoi conoscere la musica senza sapere. Guarda che quella roba, dici. Se te la senti bene, quella roba ti fa uno spazio. Erano tutte canzoni di scopare, di bere, di fare bisboccia, di malavita. E però le sentivi con la fisa, tutte allegre. A parte quello, il Califano
Ma a parte Califano, anche la musica popolare senza autore. Ma perché era popolare? Anche quella senza autore. Era la musica pop dell'epoca quella. Esatto, ragazzi. Cioè, quello che esatto. C'era una canzone popolo. Tipo... non mi ricordo il titolo, di una prostituta uccisa da due sbirri perché si vede che non voleva pagare la... Una canzone popolare italiana di Roma, forse di Milano, no, di Milano, che batteva la colonnina, la rosina della colonnina si chiama tipo. No, la canzone con le fise, e poi la malavita si vendica degli sbirri. E poi la senti, la roba da balera dei vecchi. C'è un sacco di musica che non conosciamo, io in primis, che ho anche riscoperto, perché per questo disco comunque mi sono fatto un botto di ascolti di roba anni 70, certo. E ho scoperto un sacco di cose, eppure io pensavo, vabbè, io mi sento la roba di questa epoca qua, sti cazzi, no? Mi sento Rass, mi piace Rass, mi sento quello, mi sento, capito? E invece c'è veramente valore in quello. È un discorso strano perché io sono sempre stato precursore, ho sempre fatto la cosa dopo, no? Nel rap game, no? Sì, ho sempre cercato di fare. Facevi la trap prima praticamente. Sì. Quindi per un fatto di stimolo, non perché so figo, ma perché ho bisogno di uno stimolo e di andare a provare anche le mie skills su quello che c'era dopo. Mm-hmm. E invece questo album qua è una specie di. Prendere tutto quello che ho fatto fino adesso e mescolarlo con quello che è la nostra tradizione. Per me è veramente un salto. L'ha fatto anche noi. C'è un accenno con lo stornello di brutto. Infatti è figo anche quella roba, mi è piaciuto un sacco. Certo. Questa però tu l'hai fatto a livello molto più profondo questa cosa. Lui magari l'ha fatto solo aspetta, per noi lo sappiamo, non abbiamo sentito il disco suo. Beh, io ho sentito già solo da foto, dai vocali, ho già capito cosa vuole dire. Sì, ok. No, io sono veramente curioso perché in realtà già dalle interviste che leggevo sue, a parte Rass che mi hai nominato prima, l'ho scoperto grazie prima. A te prima. Quanto che spacca, non lo conosco, quanto è fortissimo. L'ho scoperto stessa. Sì, ma quanto fa l'accento giamaicano? Sì, è molto giamaicano. E poi no. lui c'ha il cognome italiano, è... Rossi, Rass Rossi. No, c'ha origini italiane, non mi ricordo come si chiama, Vitali, una cosa del genere. Vitali. C'ha origini... non mi ricordo com'è il cognome. È parente. E vedi che c'ha buon... No, comunque sentitevelo, Rass Rus scritto, che fighissimo, sta americano che sta spaccando tutto. E questo mio fratello mi fa, no, ma è forte, faccio, ma la trap de merda, se piace a gesto. Fa, no, ascolta. Micchio, ho messo prima il pezzo, quello più famoso. What they want. Sì? Porca troia! Sì, però l'accento giamaicano fa 60%. Aiuta tanto in quel poi, genere. Raga, lui fa le basi lui, si registra da solo. Fa rap, cioè scrive, canta, missa e masterizza tutto da solo. Lo dice sempre. Pure MJ però non è capace. Vabbè, guarda, uguale MJ, ma lui è bravo. Lo diceva sempre, fa tutto da solo. Artista completo. Fa tutto da solo, capito? Beh, poi però arrivi a un certo punto in cui hai bisogno. Vabbè, mo è esploso, nel senso, mo da dopo quest'estate, dopo che l'ho scoperto, è esploso e mo cioè riempie i palazzetti a Dubai, cioè riempie gli stadi a Dubai, per farti capire. Ma sì, bello. Pure a Milano comunque ha fatto un mega soldato. Infatti, guarda che questo... Sì. Qualche mese fa c'è stato. Un paio di mesi fa, infatti. Ma nemmeno. È figo perché è controcorrente. Cioè lui porta dei contenuti fighi. Sì. Ha un messaggio figo e è conscious a modo suo. E in quest'epoca dei super trapponi americani è veramente... Era quello che ci voleva. Anticonvenzionale, no? Quello perché che esplode uno. A me piace anche l'altra parte. Certo, sì, lo so. Quella un po' più cazzona, più divertente. Di brutto, da parte. Cioè, mi piace. Però il fatto che uno anticonvenzionale sfondi mi piace perché mi dà anche l'idea, cazzo, si può fare. C'è speranza. Non c'è solo quello. Ma poi c'è speranza, dici, in generale, quando uno fa una cosa sua è buono. Fierissimo di essere un super sciallo dai tempi di Gesto Senso. Sei cresciuto un botto, sto adorando i pezzi scialli e seri. Infatti è quello che stavamo dicendo, appunto. Ma poi... Ma un artista evolve, si evolverà anche il pubblico, si spera. Guardando la live di ieri vengo a scoprire che praticamente tu e lui siete fratellini di ritardato mentale su tutti i complottismi. Complottismo e paranormale. Io una domanda che volevo farti. Sei il secondo che ha studiato filosofia, ecco. Che intervisto dopo Murubutu. Okay. Che quello che dovevo insegnare a tutti e due. Però siamo usciti fuori un po' diversi. Sì, vabbè, però è giusto che... C'è salita diversa. I super scialli devono sapere cosa vanno in giusto. Io sono scappato dalla filosofia, una certa mi stava a esplodere il cervello. Solo giuro. Perché? Mi stava a esplodere il cervello. Perché io super... poi è dogmatica anche a volte. La fenomenologia dello spirito di Hegel. A una certa c'entri dentro, no, rischi proprio di andare fuori di testa. Sono talmente perfette le cose che ti dicono.
che ti giuro, ti senti stronzo. No, ti senti che non puoi più accettare la realtà per quella che vivi. Ma tutti i giorni. È vero. Cos'è il Matrix, ragazzi? Eh sì, chi accetta la realtà sono quelli come Wad. Guarda che è meglio. Poverino. È vero. Ciao Miki. Bella Wad invece Wad spacca. Perché ti dicono 200-300 anni fa cose attualissime, ci resti di merda. Sì, più che attuali, ti dà una chiave di la filosofia studiata bene, ti dà una chiave di lettura della realtà per cui poi il modo in cui viviamo tutti i giorni è quasi ridicolo. È non per quello che poi Strippi va in depressione. Di brutto. Se mi fate le cannette, luci, ragazzi, non ci posso niente. Ma perché? Cannette in filosofia, questa vita non è mia. Ti giuro, dovevo staccare. Ho dovuto proprio staccare la filosofia. Ho detto, vabbè, qua, cioè, tipo Matrix. Sì. È meglio che non lo sai, perché se lo sai sbrocchi. È la pillola rossa, la pillola è meglio che non lo sai. Certo. È assurdo. Poi, ovviamente, no, il disco è proprio Matrix. Il concetto del disco è wake up, svegliamoci, perché stiamo dentro sto Matrix. Quindi io sto dicendo, dobbiamo svegliarci tutti quanti. Però certo è pesa la realtà, nel senso, ma viviamo un mondo dentro di merda. Senti un attimo, è dagli anni 70 che ormai è sdoganata la New Wave, quindi il risveglio, sì, con le varie branche di scoppiati, dei figli delle stelle, eccetera, eccetera. Sì. Ma quindi, da filosofo personale, come tuo filosofo personale, non credi in un risveglio che deve arrivare automatico per tutto il pianeta, perché sennò le verità, le scuole di filosofia ci sono comunque. Allora non è che sono nascoste le cose, sono di nicchia, però ci sono. Quindi il risveglio o è collettivo di tutti che viene giù a Gesù Cristo e fa tutto lui e si fotte. Allora, se no hai voglia fare l'evangelista in giro, certo, a dire guarda che siamo in Matrix. Sì, ho capito, parte, ma io devo andare a lavorare. Esatto, bravissimo. Perché da una parte le cose devono accadere da sole, nel senso, a me nessuno mi ha detto oh, ti devi svegliare, perché non è che è il mondo che ti propina la TV, è quello e tu stai lì così a bocchi, è bello, vado a comprare, cioè nessuno mi ha detto guarda che ti stanno a più per culo, sono io da solo che me ne sono andato a cercare le cose, te da solo, non c'è stato un guru che mi ha detto ah Jess, ora ti sveglierò, anche perché gli avrei detto ma vaffanculo, che cazzo sei, quindi sei te da solo che ti senti che qualcosa non va bene in questo mondo e cerchi di capire le cause e cerchi di capire come può. Gli artisti, i creatori o qualunque tipo di comunicazione tu fai, hanno in mano la possibilità di, se non altro, suggerirti una via di io ti posso dare, magari ti metto una citazione, che cazzo ne so, di una roba, e tu te la vai a cercare, che ne so, di Gustavo Roll. No, era un pezzo in cui dicevo titolo un mattone Gustavo Roll, chi cazzo è? E tanti fanno, mi hanno detto, lo sai che ho scoperto questo personaggio folle, non sapevo chi fosse, o Jodorowsky, nessuno sapeva, lo senti. Quindi io non è che ti dico, oh, vatti a leggere questo, però io ti dico, ti faccio la punchline col personaggio che a me mi ha un po' aperto, e se te sei sveglio e ti interessa, te lo vai a cercare, e poi farai il tuo percorso, anche perché io... Poi da lì non sai uno che cosa certo, si deve scegliere. Io non ti posso dare un percorso per farti svegliare la coscienza, sarebbe arrogante e inutile, perché a me, ognuno a me tutti quelli che mi hanno detto devi fare così, l'ho sempre mandato a fare culo. Questo gesto... Mezzo ma no, senti, John guru. Lennon era una merda. Guru. Mezzo guru, non mi dispiace per un cazzo. Sta diventando guru, raga. Vabbè, alla fine. Vabbè, John Lennon, però. Ma tu hai il fatto il suo viaggio se l'è fatto. Sì, botto il viaggio si è fatto. Pratiche, come tuo padre. Il suo viaggio se l'è fatto. Ma cosa hai fatto in a botto? A parte le arti marziali che hai subito da tuo fratello. Sì. Ti bullizzava guardando che uscire l'uomo. Bella Ice, appassionato delle tutte le arti marziali. Hai fatto mondo. Qualcosa di filosofico, ma anche esoterico? No, so fare Qigong, però. Te mi hai detto che fai Tai Chi, quindi saprei è per che quello. E comunque Tai Chi lo dico pure. Io quello lo dico pure in un pezzo. Super Sciallo Tai Chi. No, Dai Chi, Super Sciallo Tai Chi. Dai Chi, Super Sciallo Tai Chi. Quindi sì, no, voglia, Qigong sarebbe la respirazione. Qigong è proprio quello che riesci a vedere coi tuoi occhi, che non è per sentito dire, è proprio la prova empirica che c'è oltre quello che vedi. Beh, Qigong è semplicemente un controllo della respirazione. Ma la visualizzazione dell'aura tu l'hai fatta? No. Però, non ci sei arrivato? No, ma penso di avere questo dono fin da bambino. Scherzo. No, però hai capito, io lo consiglio sempre perché dici... ma se non vedo non credo. Però quando gli dici fai questa cosa per 100 giorni a questa ora, certo, e vedi, non la fanno perché poi hanno cagato, hanno paura di capire. Certo. Dici è meglio non sapere, certo, così puoi fare dell'ironia e stare nella tua zona di comfort. Certo. Però vabbè, poi ieri le palle di fare. Ieri ho consigliato Castaneda, mi sembra, l'intervista che ho fatto ieri, che se legge di Castaneda, se ti vuoi fare un viaggio su sciamani messicani, cose. Leggevo Yogananda. È molto interessante.
Mazza, non ce lo facevo così strippato spirituale. No, lui sì infatti io non vi seguo perché purtroppo, raga, a me piace i videogiochi. A lui piace i videogiochi. Lui fa i tatuaggi, lui gioca e noi siamo nei boschi, sani persi a fretta. Comunque, dove sto andando? Ultimamente sto portando avanzando il livello spirituale e intellettuale. Ma non me lo sarei mai aspettato da me stesso. Allora, è figo perché sono cose che ti sei coltivato da... Cioè, uno pensa a gesto, pensa a broccolo, dice vabbè, pagliaccio che col vestito da Pikachu che fa balla. Quello che deve fare. No, Pikachu. Col cazzo, io. Questo è figo. A me piace questa cosa, a me piace conoscere quello che poi c'è dietro. Cioè, la persona non è che me ne frega il cazzo, ma di vedere il videoclip. E il videoclip adesso vuole tutti a fare i coglioni. Certo. Lui fa il ninja nei videoclip. Poi, però, dietro. Cerchiamo di capire perché lui sta facendo il videoclip vestito da Pikachu. Quello per la fregna, è quella assolutamente. Ma perché gli piace la fregna? Perché è spiritualissimo la fregna, la madre creatrice. Esatto, che dà la vita. Deve entrare nel seno della madre terra, devi passare dal seno della madre. Alla fine la figa è la cosa più spirituale che c'è. Certo, sì. Anche culto della dea. Sì, fulcro, bravo. Il culto della dea, anche, sì, anche il culo della dea. Sì, che comunque, mamma mia. Qua si scende poi. Culo da dea. Sì. Allora, la ragazza di Londra quanto influenza ha avuto nella tua musica? Chi è la ragazza di Londra? Mamma mia, basta. Dai. Basta parlare del passato. Bravo! Cazzo, è una che si è ficcato. Comunque. Guardiamo al futuro, non al passato. Allora, visto che tu ultimo una copertina simile, hanno un allora, visto che il tuo album Justin e questo album hanno una copertina simile, sì, bravo. Hanno un collegamento, visto che il cambiamento fisico, tatuaggi, eccetera? No, non c'entra un cazzo come disco. Nel senso, Justin era completamente personale. Era proprio io, la mia vita, mio padre, proprio le mie cose, sì. Proprio veramente personali. Mentre Buongiorno Italia parla di noi, cioè noi che viviamo in Italia in questi anni, noi che viviamo nel mondo, noi tutti insieme, subiamo i media, subiamo, capito, la società, la mala politica e tutta questa roba qua. Ti fermo un attimo, parli di politica ma con... No, schieramento? No, no. O proprio politica di mala politica? No, assolutamente no. Non mi è mai piaciuto il rap di quel tipo. Okay. Non parlo di politica, parlo di politici, è diverso. Ok, come persone. Come persone, okay. Nel senso, figo. Ci imbastiscono stronzate, che è ovvio che sono stronzate. E sono così arroganti che sembra pure che io, che comunque c'ho un cervello, dovrei credere a te. Ti offendo. Capito che stai bello, e dovrei pure credere a queste stronzate. Un sacco punk. Quindi assolutamente no. È un sacco punk come mentalità. Non anarchico, punk. Ma infatti... Ma sai che è umana, perché come fanno a rendere conto che... È umana di chi ha due dita di cervello. Sì, nel senso, come fanno a rendere conto che c'è stato che si piano per culo? Mo, cioè, da mo. Il governo adesso, lo sappiamo tutti che ci vengono di culo. Ma perché ci sono anche cose, anche in Italia, anche se si sa... Cos'è che non va, non cambia niente. Tanti dicono artista con la maiuscola, ma perché? Allora, secondo me, passami il termine, che tu faccia rap è un caso. Potresti aver fatto bellissimo. Qualsiasi altra infatti cosa. Faccio il fumetto, faccio... Potresti anche fare il panettiere, ma viverla con la tua emotività da artistica. Ma perché? Perché è retaggio anche della tua famiglia. Certo. Che è tutta più o meno comunque di famiglia d'artisti, sì. Molto free, pioniera di... Sì, certi sì, tipi sì, di sì. Stili di vita. Quindi il fatto che diciamo tu hai che una mio padre ha inventato l'indie. Mio padre ha inventato l'indie negli anni 70. Tanti danni che ha fatto l'indie. No, allora. Però negli anni 70 era sì. Puro. Se sì. Ti vai a sentire canzoni, dici ma questo cazzo è indie prima che esistesse. Però capito, tu hai la sensibilità dell'artista. Non essendo il chiune tra le altre cose. Quindi è una cosa in più. Sensibilità. Sai che quando sei troppo non sensibile troppa è facile che è un po' tempo. Cosa state dicendo? Niente. Lui, mi dissocio da qualunque cosa. Ma io che sono molto sensibile anch'io sotto questa scorza rude, io la sento questa tua cosa. Infatti te sei commosso come un cane. Infatti, hai capito? Ci volevo. Sì, comunque, per sì. Finire la cosa, le due copertine sono simili perché è l'album dopo, no? Quindi c'è una consecuzio. È sempre in primo piano fino a qui. Qui è una copertina concept, Buongiorno Italia, mi hanno preso pure per culo, buongiornissimo, che fai tutte quelle stronzate. Buongiorno a te. In realtà non ho voluto mettere né titolo né nome artista come in Justin, perché sarà il disco a parlare, ho solamente inserito la tazzina del caffè, perché svegliarsi, dobbiamo svegliare, quindi solo quell'immagine già ti dice ci stiamo svegliando. Io invece, vedendo il titolo, vedendo la tazzina del caffè, non l'ho interpretato come...
ci stiamo svegliando, ma l'ho interpretata come un discorso molto italiano. Buongiorno, certo, Italia, certo, col caffè. Certo, caffè. E allora ritorna l'iconografia. Bravissimo. No? Ed è stato. E adesso, con anche il tuo discorso, tu da cane con la rosa stai, stai mettendo i pezzi, sì, è molto insieme, figo, bravo cazzo, pezzo di merda, che lo fossi un fai coglione un io. Pensavi che era un coglione, invece era... continuava a pensare che eri un coglione. No, cazzo, poi però ogni tanto e si chiama Pikachu lui, sì, un broccolo Pikachu. No, in realtà io guarda il broccolo è hit mondiale, la mia tipa fammi dire broccolo del gesto, oh, è lì a presentare l'album nuovo, quello serio, li cago il cazzo per broccolo a te. Oh, prima l'altro mi hanno detto che l'insegnante a scuola hanno fatto sentire, sì, con lo schermo della scuola broccolo, cioè l'insegnante così che non capiva. Ma sai che forse la prima canzone tua che abbiamo fatto noi, la reaction, e si parla di un anno fa, quindi, ma forse più di un anno fa, e quindi io ci sono un po' rimasto bruciato, perché io ti ricordo ho un periodo molto... Tu ti ricorderai pure il To The Beat, io mi ricordo immagino. Il To The Beat, io mi ti ricordo al To The Beat e mi ti ricordo con un vecchio disco forse 2005, che non mi ricordo come cazzo si chiamava il mio primo ultimo disco, che era però il periodo in cui il rap mi schifava un pochettino, ma non perché, cioè, il rapper, perché beh, era un periodo abbastanza buio del rap, capito? Era il periodo in cui io ascoltavo l'emo, l'hardcore metal, il punk. Quindi... Allora, quanto vorrei fare una reaction a voi e fate un pezzo emo? Allora, guarda, ci sono pieno. Fatelo che ve la fate. È pieno. Oh, io mi sono spostato a Roma per suonare col gruppo Pieno Demo. Emo. Pieno Demo. Periodo emo. Sta tornando adesso l'emo comunque. Chiama il gruppo Piemont. Mamma, vogliamo darmi fuoco alla faccia. Va bene, e mentre Fada si dà fuoco alla faccia, sigla! No, allora, grazie. Invece... quello che stavo donate, dicendo bastardi. Quello che stavo dicendo prima della situazione di gesto del complottismo. No, oggi più problemi. Ciao ragazzi. Energia che... ciao, siamo ritornati. Okay. Scusate, sto sistemando un attimo il colore perché è una merda. A me piace. Sì, intanto che sistemo il colore, faccio la domanda a gesto che stavo per fargli. Bella domanda. La figata di quello che avevo di quello che ho sentito nella live di ieri era la storia delle impronte digitali, che non volevi lasciare le impronte digitali. Oh, questa c'è ragione. Questa mi è rimasta un sacco. E volevo chiederti fino a dove arriva il tuo terrore per la tecnologia. Dici Black Mirror, quel viaggio là. Ma sai che i pischelli, che sono proprio pischelletti adesso, sono abituati a questa super invasione, no? Sì. Cioè, voi già siete un po' più grandi, no? Vi ricordate che non era questa cosa l'invasione? Cioè, se ci si beccava in piazza la sera, manco c'era il telefono. Io non tengo manco il microonde. Non ce l'avevamo il telefono. Per farti capire, no? La mamma aspettava che arrivavi. Quindi non c'era tanto la cosa dell'invasione. Adesso ovviamente non è una colpa, ognuno vive il suo momento, no? Comunque un ragazzino piccoletto è abituato a spiare tutta la vita degli altri e fare sì che la propria vita sia straspiata. A me sta roba in realtà un po' di paranoia me la mette. Uno, perché so che la società ci spia continuamente, da quando prelevi in banca, cosa compri quando fai la spesa, diceva lui quante volte caghi in base a quanta carta igienica compri ogni settimana, cioè veramente. Capito. Ci sarà un file con scritto fada un cagone. Raga, allora se io vado su eBay e mi compro un cazzo di prodotto, domani ti compri un cazzo. Un cazzo, ma pensate, no, mi compro un cazzo di quelli di gomma. Domani su Facebook avrò 500 cazzi e pubblicità sui siti gay, sì, con tutti i tipi di cazzi. Raga, è qualcosa di folle. Oh, ma a me mi succede pure che se parla di una cosa e poi mi compaiono le Google. Sì, perché magari cerchi su Google. Oh no, te lo giuro, anche solo parlando, io te lo giuro, la ricerca vocale, te lo giuro. Tu hai la ricerca vocale, e come fai per attivarla? Schiacci un pulsante, e pensi che quel pulsante non può partire da solo tramite un satellite che te lo attivano da solo. La ricerca vocale lo fanno. E allora, però, adesso sentono tutto quello che dici. Questo è vero, cioè se loro vogliono attivare, mettono un cazzo di chip. Ma infatti poi è esplosata la roba di Facebook, che dice cazzi, lo sapevano tutti. Lo sapevano tutti, ovviamente, cioè era palese, quando metti a consenso. Però dico, è comunque una prova che non siamo altro che numeri e un esperimento di mercato
per gente che fa molti più soldi di noi e che ci costringerà a vivere comunque una vita di merda. Prima il controllo, prima il Black Mirror era la chiesa. C'avevano, sì, c'avevano i preti, tu ti andavi a confessare. Diciamo il prete, la chiesa poi come la chiesa come politica, sì. Medioevo, c'avevano, sì, il prete, ti andavi a confessare, il prete sapeva tutti i cazzi di tutti della città, sì, quante volte peccavi, quindi, cosa facevi. Però ti guardava le stories praticamente. Esatto, no, no, il prete ti inculcava che tu dovevi dirgli tutto, lui diceva tutto al vescovo, il vescovo diceva tutto al papa e la chiesa poi segnava tutto e capiva come gestire meglio. Certo. Adesso ci sono, adesso i peccati, ci sono i siti porno gratuiti che sanno esattamente ogni tua devianza e che hanno un file con scritto Fade un ricchione che caga un botto, però non ha male al culo perché comunque la strada è già spianata. Invece colpiscono. Il giorno che diranno: ah sì, adesso pubblico tutti i tuoi video per quello che io ho fatto outing da subito. Però c'è da dire che comunque non la puoi fermare, cioè non puoi fermare l'evoluzione della razza umana, merda, il progresso. Certo. Cioè, come lo fai? Non lo puoi fermare, quindi forse l'unica cosa è sfruttare questi mezzi nella maniera più etica. Se tu hai coscienza di che cosa succede, hai anche la coscienza e la possibilità di plasmare a tuo modo, esatto, quello che stai utilizzando. Ma la coscienza, se nessuno ne parla, allora, se un ragazzino spiega, vive, io sono malato di social network, ma non perché, sono malato di numeri, da quando ho iniziato a fare lo youtuber, sono diventato malato e deviato. Io mi sveglio, lui già la mattina, la tecnologia gli piace, non mi è sveglio male la mattina, apro le statistiche, mi guardo le statistiche e continuo ad aggiornare la statistica. Certo. Sono pazzo. Certo. Questa cosa mi ha fatto rendere conto di quanto io sia dipendente. Io sono uno che, ne parlavamo prima, sono straight edge, vado contro qualsiasi tipo di dipendenza. E questa è una dipendenza che mi sta massacrando, perché non riesco a dormire, non dormo più. Ma più che altro è una dipendenza di tutti, cioè nel senso è l'arma finale. Certo. Cioè non hai capito quello che ti voglio dire, anzi se non la usi un mondo sei completamente fuori dalla realtà. Esatto. Cioè una cosa irreale, se tu non la usi sei fuori dalla realtà, cioè hanno fatto un triplo salto carpiato. È una realtà virtuale che limiti non ha e che ti hanno imprigionato e ti hanno costretto a dire guarda che senza di questo non vale un cazzo. Ma io voglio una casa in un bosco un senza la luce. E poi il gruppo diventa il bulletto, adesso passatemi il termine, i bulletti, quelli che una volta ti rompevano il cazzo perché non c'avevi le scarpe firmate, perché non c'avevi le scarpe che indossavano anche loro. Non c'avevi le scarpe. Che c'avevi le scarpe. Tante volte. Sono gli stessi che dicono, minchia, ma tu non hai un cellulare, tu sei un pazzo se nel 2016 non hai un cellulare. Certo, ma non potresti, come ma fai? È pazzo, come però fai? Pensa a un musicista che non usa no, un... quello è impossibile, come fai? Per lavoro devi per forza averlo. Ma come? Ma io... però capito, questo butto non ce l'ha. Questo già limita come l'artista nella sua libertà. Certo. Però non si può più tornare ai centri sociali con le cassettine, capito? Non si può più tornare. Invece no, secondo me il discorso di meglio prima è una cazzata, no, sempre. Infatti, non è meglio prima. Sempre, assolutamente, perché è un discorso che non porta a un futuro. Invece certo, secondo me la cosa intelligente da fare è ok, è così. È anche figo perché c'ha le robe fighe. Come viene usato questo nel modo migliore possibile per far sì che poi generazioni dopo di default sappiano che ok, non mi faccio spia, lo uso perché mi serve, però fino a qua, non poi da qui in poi sono cazzi miei. Certo. Ma ci vuole un'educazione scolastica, perché poi questa roba bisogna educazione civica. I genitori non bisogna, li sanno, bisogna, i genitori bisogna... non lo sanno. Esatto. I genitori purtroppo sono i quarantenni, a madre. Sì, i primi che stanno a rota. Allora, a scuola bisogna dire un buongiornissimo caffè. A scuola ci vuole un'educazione da parte di professori, comunque qualcuno che sappia come parlare con i ragazzi, che dica: ragazzi, i vostri dati sensibili su internet non dovete metterli, dovete metterli per voi. Perché altrimenti domani ci sono vi tutti trovate... i rischi. A educazione civica, che adesso non fanno più a che scuola. Cazzo, educazione civica. Educazione civica era l'ora, era quell'ora a settimana dove dicevano: ascolta, devi guardare i puffi perché i puffi sono ecologici. Ma io non l'ho mai fatta sta cosa. Beh, ma ti insegnavano l'ecologia, ti insegnavano la tutela di te stesso. Ti dicevano i rischi del fumo, della musica. Educazione civica era educazione alla civiltà. Cioè, esatto. Ti davano una ma ti chiave. Davano, ti dicevano ti devi lavare perché no, sennò non si fa schifo. E se vede, no, cioè è bullizzato. 30 docce al giorno. Più tu l'hai fatto, tu hai la mia età. Io la doccia l'hai fatta. Coglione. È lui che puzza. È il tatuatore che puzza, ma attacca la rogna. Anche io un po'. Educazione civica. Ma guarda, penso di sì. Ho poca memoria riguardo. Allora, educazione civica era educazione a stare nella società, sì, 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 a rispettare gli altri, a rispettare te stesso. Dire. Non la fanno più. Adesso, oltre a rimetterla perché c'è gente che sputa sul pullman, ancora c'è gente che sputa sul pullman,
bisogna fare educazione anche alla realtà virtuale. All'uso dei social. No, educazione alla realtà virtuale. Cioè, ce l'abbiamo in casa. Però chi te la fa? Te la può fare in 50 anni? Ci sono dei professori pedagogici che si fa una nuova branca della scienza, non solo per creare minchia il nuovo sapore di bacon per le patatine. Dovrebbero farlo dei pischelli esatto. Più svegli. Io e Fada lo facciamo. No, io e Fada lo facciamo. All'università. Io e Fada andiamo alle università e nei teatri. Ma all'università ancora no. A Teramo, comunque abbiamo parlato anche del bullismo. Certo. Soprattutto del bullismo. Beh, noi però siamo più settoriali sul bullismo, cioè diciamo... Però è anche cyberbullismo coscienza adesso. Di quello che ti può fare sì, un cellulare. Sì, no, ma io sto a parlare proprio di... vado da... Da Piazza di Spagna a Campo dei Fiori e parco 2 rimarrà che se gli serve sai dove cazzo sei andato, prelevi là, fai la spesa là, fai la casa là, sta cosa finirà in un database per cui la tua vita sarà un elenco di che però ti dicono, si ammazzano qualcuno così lo troviamo, lo cerchiamo, ok, ma quando cazzo mai è successo che beccano un ladro per le telecamere? Ladro no, però per col cellulare ti tracciano le cellule. Sì, hai capito, però infatti, guarda, quanti casi c'è il positivo e c'è il negativo, come ogni cosa e come ogni cosa è come l'individuo da solo ci si relaziona. Però raga, pensateci bene, il cellulare è il chip che abbiamo immaginato del futuro sotto pelle, certo. Che esiste tra l'altro. Esiste, cioè c'è gente che farebbe la fila per farselo mettere. Raga, però, e tu saresti uno di quelli. Cioè, beh, i cani sono già da cosa può servirmi, no, esatto. Dipende da come te lo vendono. Dipende da cosa può servirmi. Non ti serve un cazzo un chip sotto pelle quando puoi avere un cellulare. Ma se non ho bisogno delle chiavi, c'è il mio chip. Esatto. Oh, ritardato, ce l'hai in tasca da 40 anni. Ce l'hai in tasca da 40 anni il chip. Oh. Ce l'hai in tasca da 40 anni il chip e lo vuoi sotto pelle perché ti senti più figo? No, perché non c'ho sbattito po' fare dietro. Devo pagare col posto. Ma vaffanculo. Ma il chip. Ti do uno schiaffo. Mi rubi 50 euro. Ti do uno schiaffo mica che ti lascio anche la mano. Ma secondo me arriveremo anche una certa tipo le foto, le stories le fai tipo con gli occhi direttamente. Cioè lo pensi, boom boom, e lo fai. Black Mirror proprio. Cioè nel senso. Però non è così lontano. Ma un chip sotto pelle? Sotto palle. Se ti vogliono rapinare. Allora, io ti spiego perché. Può essere un problema. Io ti spiego. Perché allora c'era sta cosa del candidato manciuriano, no? Sì. Manciurian candidate. Esatto. Servizi segreti americani rapivano i barboni che tanto davano, nessuno li cercava. Chi è? No, leggero l'altra voce. Siete dei coglioni, ragazzi. Servizi segreti americani. Prendevano i barboni, li rapivano, li davano per morti, li facevano il lavaggio del cervello, sì. Eccetera. Gli davano un comando per fare poi gli assassini politici. Ok, immagina una cosa del genere. In più, un chip sotto pelle. Il cervello è azionato da comandi impulsi elettrici. Uh-huh. Il chip sotto pelle dà impulsi elettrici. Può darti una frequenza elettrica di impulsi che ti scatenano qualcosa, per cui tu puoi essere comandato a comando con un messaggio subliminale che magari hai visto alla tele. Ok. Sarebbe gli Hertz. La frequenza di Hertz, hai capito? Però hai capito anche perché la realtà virtuale ti dico: se tu hai degli input che arrivano, hai degli input anche che escono. Vabbè, però non puoi fermare il progresso, ragazzi. No, come non puoi? Puoi anche decidere di dire io no. No, puoi decidere, però il progresso. Sì, però sei l'unico scemo diventi. Scemo. È quello che le cellulare. Ma io sono l'unico scemo. Esatto, quindi in realtà secondo però me. Però c'è da dirle queste cose. Cioè, non dire che figata, lo voglio anch'io. Chip sotto pelle super capitale. C'è una domanda. Perché devi guardare bene i rischi. Cos'è? Che è? Gesto ci parli delle collaborazioni fatte con Knight e Schioffi. Con Knight si è già pentito. Poverino. Vabbè, li conosco da una vita, nel senso studio al Bunker Studio, una vita, cioè alla fine tutto il giro di Roma, tutti i rapper di Roma di quel giro là, cioè Secco, tutti quanti, siamo tutti cresciuti nello stesso... Mi saluti il Piotta che sono giro. Un fanboy io di Piotta. Davvero? Giuro. Sì, è vero, lui mi piace. Io sto in fissa proprio. Raga, adesso la domanda l'abbiamo fatta, risposta, non la fa culo, non la fate più sto no, perché domanda interessante, dimostratevi che è stimolante rispondere a delle domande, cioè io per fare le canzoni che faccio, cioè ci metto il cervello, cazzo. No, quindi vorrei. Ma infatti cercavamo di spostare la discussione per quello per vedere se il cazzo faceva qualche domanda interessante e invece dicono cazzate. Ma buongiorno Italia, la continuazione di Povera Italia? No, non c'entra un cazzo. Povera Italia era una raccolta. Raga, affacciatevi, no, cazzi vostri, chi ti ha detto di venire qui? Si vocifera che volevi fare un pezzo? No, allora, Gesto, spiegami il significato del brano Lasagne. Perché ho ben capito cosa vuoi riferirti, se è migliore per me i tuoi brani. Per il day off, dopo broccoli una settimana, c'è la lasagna la domenica. Lasagna, mazza, che te era lasagna?
non la conosco, meno male. Vi dono qualcosa, me ne frega un cazzo. Invito donne a mangiare lasagna, sarà il pezzo tuo. Mi ha bissato il merda. Invito a mangiare, ma faccio sempre il maiale. Va bene. Ci saranno citazioni filosofiche nel disco? Sì, abbastanza. Abbastanza. Però il focus secondo me non è quello. Il focus è la presa in giro della società italiana. Figo. Anche con frasi, cioè le banche, quelle cioè. Allora, possiamo dire che è una roba tipo mezzo sangue più scialla, o perché sai che lui è più o meno è questo. No, però è tutto presa per il culo, cioè nel senso è tutto molto funny. Molto funny, sì. Cioè mezzo sangue è serio, no? Nel sì. senso lui porta magari pesante. Dei contenuti che potrebbero anche essere donazioni che non abbiamo visto, grazie dei soldi. Accostati, magari, dove sta a far guadagnare? Botto, no, un euro l'aveva tutto moraccio. Sto smenzando. Però è tutto super ironico e super vivace, ecco, non è... Non è depresso. Sì, guarda, è un disco arancione, non so come cazzo dirlo. Perché bello. È la sua fase arancione, mo fa l'artista, è la fase arancione. Ti giuro, è il mio disco... Che feeling, neanche però saperlo. Non è proprio arancione, è però arancione. È ocra. Ma io sono daltonico comunque, quindi... Allora... Il arancione chissà che cazzo è, magenta. No, è la fase arancio rosso. Sono che... davvero daltonico, però penso, io sono sicuro che questa cosa di essere daltonico influisce sulla mia arte. È qualcosa che vedo diverso. Verso dagli altri. Come i cani, vedi? Per quello. Cani. Ma i cani vedono. Non vedono. Daltonico. Sono daltonici. No, no, sono gri. No, vedono no, pochi colori. Meno colori. Ti sei scopato la Morichelli? No, dai, poverino. No, assolutamente no. I ragazzi con gli occhiali ha la stessa voce di Lazza. Tu hai la stessa voce di Lazza. Sì, qualcosa. Grazie, sì. A questo punto non so. È uguale. Lario, prova, Lario. Lario? Sì, allora abbiamo Lazza vestito da Noise Narcos. Se ti serve un sosia. Di Lazza al telefono. Chiamami. Dai, domande intelligenti. Nel disco saranno presenti. In cui celebrerai il paese o solo critiche? No, nel senso c'è anche celebrazione, nel senso... C'è solo la scelta delle casa no, classiche. Pregi e difetti ovviamente, no? Pregi e difetti, e... però non è tanto sul paese quanto sulla situazione che viviamo, no? Il periodo che viviamo. Quindi un po' tutte e due, però ovviamente raga è una roba comunque sarcastica, sì. Nel senso far ridere è sarcastica, non è pesante, no assolutamente pesante. Mi chiedono da come lo stai descrivendo questo disco, mi ricorda il Decameron di Boccaccio, quindi sì, a critica della società contemporanea con tanta ironia. Mazza, pure Boccaccio è molto Boccaccio. È molto Boccaccio, diciamo. Sto disco è meno Bocchini e più Boccaccio. Bene. Questo è il sottotitolo, credo. E poi mi dicono, ma essere troppo diretto a volte non ti fa perdere di profondità? No, perché? Che vuol dire? Io lo so, è direttissima, dico quelle frasi sono, ed è profondissimo. Anzi, forse la difficoltà, il final level è proprio riuscire a essere profondi con delle frasi dirette. Allora, quello è veramente più difficile. Io che ho fatto super incastri, metriche assurde, tecniche assurde, quadruple rime, quintupli sensi, è sempre stato molto cervellotico, sto arrivando a un livello per cui con una frase semplice riesco ad avere più livelli. Anche solo Amore Cane, se ci pensi, sembra semplicissima sentita da una volta, no? È proprio, cazzo, è veramente semplice, però quando capisci come il trick, che ogni frase è ambivalente su due mondi, è sia trivalente. Sì. Allora è semplice al cazzo. Come dicono in Francia. Parlavamo prima di Oxford. Allora, mi dicono, con chi non hai ancora collaborato vorresti collaborare? Parlavamo prima io e te, parlavamo prima io e lui, prima che arrivassi tu. Io dico, Mistaman, cazzo, che piace tantissimo a me, anche io a Fada. Ci hai già fatto? Oh, io ho fatto Trappa Mista. Chiamalo un attimo, chiamalo una nota vocale. Allora, ascolta. No, però chiamatelo, perché mamma mia. E dammi il numero. Lui, poi glielo chiedi. Come scrive Mista? Lui è bravo, lui è un sacco. Mamma mia. Sì, sì. Poi hip hop, proprio. Sì. Infatti, secondo me, il disco dell'anno scorso di Mista era un disco più rap hip hop che erano usciti l'anno scorso. Voglio vedere, voglio sentire il tuo disco. Mi ha detto che non me l'ha portato. No, me lo ascolto su Spotify. Vaffanculo, craccato. No, craccato un cazzo. No, però me lo ascolto su Spotify e volentieri anche. Farò anche una reaction perché è interessante.
perché mi è veramente messo la pulce nell'orecchio, cazzo. E non solo. Ma tu, pulce nell'orecchio, ma tu che sei tutto complottista, perché poi l'anello degli Illuminati? Illuminati, però. No, che non è, sono non è, Peruzzo non è, Fino, non è. Ricorda. Questo è un regalo che ci abbiamo io e Mr. Wenny, mio super bro, saluto Mr. Wenny, ce l'abbiamo insieme. Fermo. L'ha fatto Errana. No, è semplicemente... Beh, l'occhio dai, chiama tantissimo. No, è una simbologia egizia in realtà. Sì, che però hanno ripreso gli Illuminati. So, vabbè, egizia, che però è sempre quello stava a significare. Quante cose hanno ripreso? Allora, ha voglia. Però anche l'occhio di là comunque significava quello. Mi hanno fatto la domanda fighissima, scusate, avanti. Perché poi me la dimentico. Giusto, se dovessi parlare 3 minuti con tuo padre per raccontargli cosa stai vivendo in questo periodo, cosa gli racconteresti principalmente? In 3 minuti... ci vorrei fare un pezzo. Il mio sogno più grande sarebbe fare un disco con mio padre. Che è assurdo, perché finché era in vita si odiavamo. Ah, che musica di merda che fai lui a me, io certo. Ancora sta quella, ancora. E invece sarebbe una figata, perché adesso potremmo mescolare. Adesso io ho raggiunto un livello artistico per cui non ti dico che sto al suo livello, ovviamente, no. Però ho una mia identità forte, per cui potrei ok, mescoliamole. Siccome questo non si può fare, con questo disco l'ho fatto a distanza. Infatti, a distanza. Infatti è figa. La cosa che diceva prima del cantautorato, poi so che non hai campionato niente di tuo padre. No, è tutto suonato. Beh, ma il ritornello è molto cantautorato, è zero hip hop il ritornello. Però quello che stai sentendo, quello che sono in note vocali. Però sì. Ha detto che non c'entra un cazzo con sì, quello è solo chitarra e voce. Però capisci un po' il mood di quello che vuoi creare in note vocali, secondo me. Sì, perché comunque... Ma in realtà già papà su Justin era con l'808, però con la chitarra. Quindi là era Justin era un po' papà in Justin era un po' un embrione di questo viaggio qua. Okay, devo sentirla. Che però è molto più stornello, è molto più trilussa, non so se ce l'hai presente, cioè più per culo, sì. Quello goliardica. Goliardico, ecco, molto goliardico. È anche un po' un ritorno al mio primo ultimo disco. Oh, mi stanno chiedendo. Oh, Martino, ciao. Mi stanno chiedendo, Gesto, ma col rap ci arrivi a fine mese? Sì, campo di merda, ma campo. Come noi, perfetto. Dipende da voi comunque. Basta, donate. Gesto, no, però raga, bisogna... aspetta, fra, condividete la live, gestacci. Chiamali gestacci. Ma super scialli. Gestacci. No. Gesto, allora, cosa ne pensi? Gesto, cosa ne pensi della visione filosofica di Epicuro e Buddha? Forse farebbe bene la tua negatività e ansia. Non è negativo, è solo un paranoiato merda. Beh, combatto la negatività e combatto l'ansia, veramente, in realtà, penso mi conosca bene attraverso sì. I pezzi. Allora io filosofia orientale ne ho studiate un bel po', nel senso ci sono proprio cresciuto. Uh-huh. Quindi mi dici Buddha, mi dici Epicuro. C'è una cosa che ho imparato subito a 15 anni, che una dottrina preesistente non va bene per me. Cioè io me la faccio da solo la mia dottrina. Smonti, rimonti, prendi, attingi. Prendo, mi ispira, questa cosa la trovo buona, Siddhartha, bella figura, stimolante, però non ce n'è una che va bene e dico ok, sposo questa. Cioè sposare una dottrina o comunque un dogma, una linea guida prestabilita è per chi non c'ha voglia di mettersi là, ragiona a lui. Beh. Io ho scoperto lo spirito critico subito, già da piccolo, e questa cosa mi ha fatto sì che leggo, studio, vedo e prendo il meglio e diventa gestiano. Ma la questione dello spirito critico da piccolo è perché hai avuto una famiglia di artisti, probabilmente è una mentalità molto più in realtà aperta. È anche una cosa secondo me personale, quella è una cosa che ce l'hai. Anch'io da piccolo ero già criticone così, sì. E non capivo un cazzo per nessuno, diciamo che non ho mai abboccato. Mi ricordo una volta da piccoletto ma hanno portato una roba forse a San Pietro, una cosa così, no? E io chiesi, non mi ricordo se stavo con qualche zio, qualche cugino così, chiesi ma come mai questi qua della regione poi le statuette le vendono? Ed ero ragazzo, ero un bambino, non sapevo, però mi chiedevo perché c'è un business dietro questa cosa della statuetta, certo. E da lì forse mi si è svegliato lo spirito critico. Figo. È importante questo, anche da sapere poi per il background, per sapere poi come stai scrivendo, come sì. E sto cercando dalle tue parole anche di cerca di capire come sarà il disco nuovo. Beh, il fatto di questa tua strada da seguire è molto new wave, prendere un po' e un po' e un po' e un po'. New age. Ma non te ci facevo così, ti facevo molto più rutto libero. Ma io sono rutto libero esterno, interno sono come rutto interno. È un grande rutto cosmico
che e io vedi, ho già aperto le coscienze di sti due. Sti due, mia era già aperta. Io lasciatelo chiuso, ragazzi. No, io come collagene di tutte queste cose, poi ho scoperto che però sono cazzi miei, te lo dico a te. Okay. No, però quella è una cosa che cazzo sentivo, cioè, fisicamente. È una cosa che c'è dentro, no, nessuno te lo deve dire. Sì, ma dentro. Però quando praticavo sentivo fisicamente, certo, il corpo che reagiva. Ma io sono sicuro che i super scialli che mi seguono, tutte queste cose che sto dicendo in queste interviste in questo periodo, già le sanno o comunque l'hanno intuite, ed è per quello che mi dicono: cazzo, sei te stesso, sei un grande, è tutto quello che mi dicono. Sì. Perché dai miei testi si evince, anche se non viene detto chiaramente, anche perché io odio la cosa che di dire chiaramente fai così, non fai così, cioè ma che cazzo vuoi? Più che altro ti racconto la mia esperienza, da lì te evinci che... Sentivo ieri nell'intervista, oltretutto, che dicevi che sei molto reale nella scrittura, nei tuoi testi. Sì, cioè sei tu. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, è giusto. È giusto, infatti dico cose... E questo mi attacco al fatto che amici, sì, loro mi conoscono molto bene, sì, perché sono molto reale dentro i testi. Sì, è fighissimo. Dico spesso sono uno sfigato, cioè sono il più sfigato del mondo. Cioè quale rapper direbbe di se stesso che è sfigato? E poi in questo periodo storico assolutamente nessuno. Anzi, se non ti autoproclami non sei nessuno. No, io invece ci sono cose in cui... mi vanno bene, certo. Ci sono cose come tutti che invece sono sfigato, ma perché nasconderlo? Per poter prendere in giro il mondo devi prima poter prendere in giro te stesso, perché sennò non è credibile, sennò che cazzo sei? E quindi io prima di tutto demolisco me stesso, certo. E una volta che sono demolito demolisco il mondo. Conosciamo noi, bene noi questo, sì, sistema. No, infatti matcha anche con voi questo discorso, perché noi ci sfottiamo la mamma tutto il giorno, certo, davanti a tutti i nostri fan, e loro lo sanno che mamma fa la, comunque non è che la... perché non metti la tua musica su Tidal? Su Tinder l'ha messa, perché va Tidal, Tavico, no. Ho messo Pikachu su Tinder Music. Gesto, ma tu pensi che almeno la maggior parte del tuo pubblico capisca la tua attitudine e il tuo messaggio al 100%? No, è molto difficile, perché nel mercato discografico, ma in generale in qualunque tipo di mercato, quindi prodotti, sì, si tende ad appiattire il lato creativo, nel senso ogni prodotto per essere efficace deve essere una cosa, quindi tu ti ascolti il cantante che ti fa essere allegro, o ti ascolti il cantante che ha fatto i soldi, o ti ascolti il cantante che parla di... e basta. Non chiaro sfumano niente. No, cioè se sei quello non puoi essere quell'altro, perché avrai un seguito di... Allora, tutti quelli allegri, voi tutti nello scompartimento allegria, cantate allegro, tutti quelli incazzati, scompartimento incazzati. Questa è una divisione della società che ci autoghettizza tutti quanti, no? Io che passo da Broccolo, dopo 3 mesi Rap God 2, 3 mesi prima Crescendo, che sono veramente 3 artisti diversi, cioè uno è depresso, profondo, poetico, negativo, chiuso nel buio, un altro è un coglione vestito da Pikachu che parla, sì, di fregna, e un altro è cazzo rappa come un bastardo. Come mi cataloghi a me? Però la mia forza attualmente, sono riuscito ad arrivare al livello per cui la mia forza è questa. Per questo dico, non dovete aspettarvi dal mio disco, non è come mi aspettavo. Ma che ti aspetti? So io, decido io, quello che voglio fare faccio, ed è giusto che è così. Se non facessi così non sarei onesto nemmeno nei confronti dei super scialli, perché allora dico cazzo, Broccolo mi ha fatto 2 milioni di views, mi faccio un Broccolo all'infinito, ok, è bello questo? No, non è bello, è bello che io faccio come mi pare, che se mi sveglio allegro faccio un pezzo allegro, e se mi sveglio che voglio criticare la TV critico la TV. Infatti, questo è capito, guarda, è la scelta per un artista che vuole vendere, è la scelta peggiore, perché se tu sei, capito, una marca di scarpe che fa scarpe da running, però poi ti svegli che vuoi fare l'outdoor, cazzo, quelli compravano running, però quelle sono scarpe, qua stiamo a parlare di arte, certo, di creatività, non puoi fare così. Ma tanti non sono artisti quelli che fanno, e non fanno neanche arte, fanno merda e la spaccio. Guarda, per io arte. Ti dico, la maggior parte degli artisti del passato, pittori, tutto quello che è, sono morti poveri e sono stati scoperti dopo, proprio per questo, proprio perché non sottostavano al dover fare sotto commissione il quadro, ma dovevano esprimersi, quindi... io lo so che questa vita per me è sofferenza anche per questo, perché sono me stesso e libero di essere me stesso, perché, tornando a prima, la società non vuole che tu stia libero di essere te stesso, vuole un automa, bravo, che faccia il suo compitino e che sacrifichi la sua vita
per stare buono al posto suo. E questo però non si addice a come sono nato io. Beh, cioè, io sono nato Vulcano. Ti sento punk. Cioè, capito? Proprio quello, associo proprio all'hardcore, del punk hardcore, sì, che ascoltavo da prima. Cioè, sono solo perché sono libero, sacrifica la tua vita per il bene del gregge. È la stessa cosa che dicevano a noi all'inizio, quando Barlo si spaccava le tastiere. Ah, oh, no, continua a spaccare le tastiere. Ma a me piaceva quando Barlo faceva il coglione. Lui si spaccava. A me piaceva di più quando si ubriacava e bestemmiava addosso la gente. Devo fare tutta la vita, però quanto è più bello non spaccarsi la tastiera un giorno parlare con il resto di quelli, perché non ti sarai spaccato la tastiera, perché in quel momento il cervello ti ha detto fai questa cosa, boom, l'hai fatta. Se poi non te l'ha più detto e lo facessi, saresti una parodia di te stesso. Bravo. Ed è questo quello che mi piace dell'artista che fa tutto, che quindi mo ti piace Broccolo? Non mi piace Broccolo, però mi piace Pikachu. Mi piace Broccolo, mi piace Morricone. Mi piacerà. Mi piace il pezzo che hai fatto, nonostante sia pieno di autotune, sì, però, difficile d'ascolto, sì, veramente difficile d'ascolto, però sì, mi piaceva il mood. Era bello. E me l'ascolto anche il ritornello, la linea vocale del ritornello. Beh, io sono selettivo con la musica, sennò non farei questo lavoro. Quindi, però non metto alla gogna un cantante solo perché è un cantante. Adesso dirò un'eresia. A me DJ Graf piace tantissimo. Fai pezzi sulle cannette, mi fanno cacare, non me li ascolto mai. Fai pezzi sulla musica, me li ascolto, adoro. E la stessa cosa lo faccio, lo cerco in tutti i cantanti. Parere personale, Capoplaza, non mi piace quello che sta facendo adesso. Le robe che faceva prima erano molto più fighe e mi ascolterei più volentieri la roba che faceva prima. Però non vuol dire che se domani esce un pezzo che mi piace musicalmente, Capoplaza, io dico no, è una merda. Però a te per partito preso non ti piace la trappata con l'autotune? No, assolutamente. Cioè per partito preso? No, assolutamente. No, per partito preso non mi piace la trappata trita di gente che il primo video arriva col Ferrari, coi genitori incasciati e dice no, ma io ho svoltato i soldi spacciando e vengo dalle popolari. Perché voglio tutti fanno il discorso di lui. Quello era il discorso. A me non è che non, per dirti la canzone che abbiamo sentito, perché ho sentito prima. Cioè esistono pezzi che ti piacciono con però i canoni della trap? Sì, un botto. Sì. A lui. A me sì. Perché io questo, cioè nel senso... Ti dico, lui piace un botto Priestess, capito? E Priestess è... mi piace tantissimo, lei è canonicamente rap femminile trap. Mi piace però perché? Perché trovo delle sfumature a livello vocale che non trovo da altri. Però quando fa Mica Pusher è il primo, certo, a dire che è la merda. C'è da dire che, raga, comunque voi fate le reaction tutto quanto, i gusti sono gusti. Esatto. No? Certo. Allora, noi noi motiviamo. Certo, no, ma cioè, guardate se il libro ti fa come vuoi, è una cosa che vi siete inventati voi. Abbiamo preso, cioè, però... del blastare, no? Anche estremizzando, no? Spaccando di in testa. Bravo. È quello, ok. I gusti su gusti, io però penso che se il livello tecnico di come esce fuori un prodotto poi è alto, indubbiamente può non piacerti. No, per il livello è alto. Guarda che livello adesso del rap in Italia, sì, del rap è altissimo. Vegas Jones, esce fuori. No, è alto. Il cazzo, il livello stronzata. È alto. Io mi ricordo com'era qualche anno fa. Bravo. Guarda che livello è alto ed è figo. No, dico, Vegas Jones esce con un disco che a me personalmente non è piaciuto, ma riconosco che Vegas Jones è un cazzo di pazzo coi coglioni quadrati che fa della roba fighissima, però non mi piace, non l'ascolterò mai. Però perché? Devo... Per i concerti che esprime. Però riconosco che lui è a livello tecnico. Se uno piacesse a tutti ci sarebbe un problema. No, certo. Non puoi piacere a tutti. Sei Robbie Williams. No, a me non piace Robbie Williams, mi fa cagare. Ci sarà sempre uno. Come no? Oh, Robbie Williams è quello che è morto? No, non quello di rapper. Quello è l'attore. Il cantante. Ex Take That. I'm a Robbie. Manca spacca. Quello è quello. C'ha tutti. Non sei Robbie Williams. No, pensavo Robbie Williams. No, quello di rapper. Ma guarda che ce l'avrà pure lui gli hater. Ce l'avrà pure Robbie Williams gli hater. Era meglio Take That, era meglio dopo, era meglio prima. Però un pochettino quando ho iniziato a fare... Poi su Rock DJ mi sono richiesto che era una hit quel pezzo. Hai vinto. No, quello che ti voglio dire è... Hai ragione, poi adesso poi stacchiamo. Il livello è altissimo, anche di tecnica. Ma di tutto, cioè io mi ricordo una fase del rap di merda, quando nessuno ci cagava, cioè io comunque, io vengo dalle battle, vengo dall'underground, sì, più underground, dalle trasferte che ti pagavi del treno, quindi cioè non è che adesso sono uscito e faccio l'autotune, certo. Me lo ricordo, e il livello era molto più basso, nel senso era difficile trovare una varietà o qualcuno di interessante. Adesso io trovo una varietà a un livello così alto, poi io sono super fan di trap americana, quindi a me piace come suona la roba in Italia, mi piace il mainstream, mi piacciono quelli che vanno, perché comunque
Prima mi sentivo veramente l'unico scemo che faceva. Mi piace anche quando palesemente copiano e palesemente dicono cazzate. E palesemente è un prodotto di plastica, la posta del cuore. È una visione differente. Lui sta parlando di musicalità, non sta parlando È entertainment. Nel senso, io non è che cerco la verità sulla vita da una hit. Se entertainment, no? Ma guarda, quello l'abbiamo sempre detto anche noi. Se lo fai per vendere, sei cosciente, lo fai per. L'avrei fatto anch'io. Però io parlo a livello di musica nel complesso. Maradona è un pezzo testo. Di Cristo. Per me la musica, la prima cosa è il testo. Per me la prima cosa è il però testo. Però no, per me la vibe, senti. Per me non è il testo, per me è la vibe. Se mi fa muovere, se mi dà una cosa, mi piace. Vabbè, poi il mio lavoro non è star criticando, voi dovete comunque spulciare. Ovvio. Io da nel momento in cui non canto io e quindi sono usufruitore, ascoltatore, se mi dà una vibe, mi piace, non è ma quella vibe magari è figa, però poi so che il testo è, mi si trasforma però questo in automatico sei tu. In negativo. Attenzione, tu stai parlando di è il mio programma e dico la mia personalmente. Non è che dico è la verità assoluta. No, perché . Tu ti stai dicendo, no, ma ti piace anche quello? Ovvio. Sì. Lui lo fa da ascoltatore cantante, gli piace quello stile, è ovvio che gli piace. Siamo noi che abbiamo più un occhio critico, certo. Perché è il nostro lavoro, certo. Fare quel lavoro è il nostro divertimento fare, certo. Tipo Diego Armando Maradona di Side, come dici tu, mi fa muovere il culo perché è figa. Ma cazzo. Però poi. Poi dici cosa hai detto? Cosa ha detto? Però hai capito, però poi me la trasformo sì, vabbè, ma mi cadono le braccia. Però quando andiamo al locale la senti valli. Ma sono cosciente. Sì. Vabbè, però scusa, tu cerchi da quello, cerchi. Non cerchi niente, la filosofia, cerchi la droga. La no, poverino! Che l'ha finita. Ma secondo me, ragazzi, cioè, sarà che io mi piace veramente, mi piace questo genere, me lo gusto, cioè. E quando non c'erano soffrivo, quando non c'era tanta varietà di musica di questo tipo soffrivo, anzi, che ne so, quando facevo la crisi mixtape, usavo la Totuna Bomba, gli 808, a Roma ero visto come, ma che è sta roba, cioè fai la tecno, che cazzo le musicate, plasticona quei sintoni, quindi il fatto che adesso la fanno tantissimi, e quindi anche la qualità, cioè basi della Madonna, flow fighi, anche se semplici o strani, flow certo. Fighi, a me piace, cioè nel senso non sono mai stato un resicone, ma ho sempre pensato che la musica viva in una dimensione sua, parallela, più pura di quello che è il mondo che diciamo prima, contaminato, e quindi se tu la tieni nel suo mondo, è bella, poi può non piacerti per gusti, certo. Perché è ovvio che sono gusti. Quindi l'arte non va giudicata. No, non è quello che ha detto. Anche non va giudicato. Genocidio arte. No, è un feeling, raga, è un feeling che tu dopo un secondo sai se quella cosa ti sta arrivando, sì, il feeling o non, certo. Ti sta arrivando. E nessuno ti può dire no, non ti arriva quel feeling, oppure no, quel feeling è sbagliato. No, come quando ti innamori, non è che poi gli amici magari ti dicono no, ma quella è una strotta. Quello se sei innamorato, non glielo puoi dire in cazzo, non puoi stare a giudicarlo. Quando si accorge che sta facendo minchiate, esatto, l'arte dovrebbe essere la stessa cosa, dovrebbe essere come un innamoramento per me. Bello. Per questo a me piace. Bello. Quello che esce. Per questo sei ricchione. No! E con questa perla ricordiamo che esce il fumetto e lo spingeremo un botto. Esce lui fa i tatuaggi, disco, però non bello si dà. Il fumetto. No, perché se frega del disco. Raga, fa un fumetto e un bucio di culo, ma disco. Cioè, fa le architetture, i palazzi. Dillo a chi la Toriyama. Vabbè. Io l'ho visto personalmente disegnare, ha fatto tavole. C'è un bucio di culo che in confronto con un disco, una passeggiata. Quindi sicuramente nel 2018 uscirà la prima stagione, che ho già scritto, ho già completato quasi metà. Però nel senso è veramente faticoso. E lo stampi? Certo che lo stampo. Davvero? È veramente faticoso. Quindi spingetemi pure sulla cosa del manga, perché ho bisogno di essere spronato, perché veramente, cioè, perdo le notti, faccio l'alba a fare queste tavole paurose. Siamo degli uomini manga noi, cioè, scherzi. Raga! Blackout 2018, l'Instagram del fumetto. Sì, Blackout 2018, adesso lo segno qua sotto, il disco esce a maggio? 11 maggio. Porca troia, raga. Vabbè, manco un mese. No, oltretutto, oggi che cos'è? Oggi è sabato. Domani è 15 aprile, sono 2 anni che è uscito Justin, quindi facciamo una festa per 2 anni di Justin. Figo. Festa! Andiamo a spaccarci i cannetti legali da Joyax. No. Ciao Agliu, fate ciao, bravi. Ciao, 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 ciao. Guarda che non c'è dietro, che non ciao, c'è. Ciao, chi è che sigla? Sigla.